Buongiorno. Bene. Oggi preparo un hamburger di salmone con una crema di carciofi e pecorino con un contorno di carciofi, funghi champignon. Ok? Cominciamo col preparare la crema di carciofi. Per la crema di carciofi utilizzeremo il gambo del carciofo. Bene? Qui abbiamo già il nostro carciofo in acqua acidulata, lo abbiamo pulito e adesso andiamo ad utilizzare il gambo. Bene? Andremo prima a mettere sul fuoco la nostra crema che ha bisogno un pochino più di cottura. Nella nostra pentola aggiungiamo un pochino di olio e un pochino di aglio. Poi l'aglio lo andremo a togliere. Giusto il tempo di far insaporire l'olio. Ok, dopodiché lo toglieremo. Nel frattempo andiamo a tagliare i nostri gambi. Eccoli qua. Procediamo col preparare la marinatura del salmone e delle nostre verdure. Ciao Damon! Quindi prendiamo la nostra mandolina perché andremo ad utilizzare sia il succo che la scorza dei nostri agrumi. Ecco, il nostro aglio è pronto, possiamo aggiungere il gambo del carciofo. Ecco qua. Benissimo. Aggiungiamo i gambi del carciofo nell'olio. Facciamo rosolare un attimino. Dopodiché aggiungeremo dell'acqua e faremo andare in cottura. Possiamo togliere l'aglio, evitiamo che ci dia fastidio. L'aglio è tolto. A questo punto aggiungiamo un bicchiere d'acqua, copriamo e quello andrà in cottura. Noi procediamo con la marinatura. Ecco qua. Procediamo anche. Ciao Rick, buongiorno anche a te. Un bacio e un abbraccio da Roma. Facciamo la stessa cosa con la scorza del limone. Conferiranno al nostro hamburger un profumo fantastico e anche alle nostre verdure. Perfetto, abbiamo messo la nostra scorza. Adesso utilizzeremo il succo di ambedue,
sia dell'arancia che di mele. Ok? Aggiungeremo anche del prezzemolo. Ecco qua, ecco qua. E mettiamo nella nostra marinatura. Aggiungiamo il prezzemolo. Potete mettere anche i gambi. Abbiamo messo anche il prezzemolo. Adesso metteremo dell'olio extravergine di oliva. Mettiamo dell'olio, aggiungiamo del pepe. E un po' di sale. Mettiamo anche il sale. Ecco qua. Abbiamo messo anche il sale. Emulsioniamo il tutto. E questo ci occorrerà per il condimento sia delle nostre verdure crude che del nostro hamburger. Allora, differentemente potete fare anche una tartare di salmone in questo modo. Io adesso gli andrò a dare un minimo di cottura, comunque fa freddino. Mangiare freddo adesso non ci fa molto piacere. Quindi opteremo per un hamburger invece che di una tartare. Ma il procedimento è lo stesso. È soltanto la cottura che cambia il piatto. Quindi, ecco qua. Abbiamo fatto la nostra marinatura, possiamo andare a prendere il nostro salmone. Eccolo qui. Ecco la nostra bella trancia di salmone. Ciao Mauro, buona domenica anche a te. Bene, adesso andiamo a togliere le vische. Qui. E la pelle. Fa un modo molto semplice, eh? Non ci vuole molto. Ecco fatto. Facciamo anche di qua. Intanto, ciao Sil, questo sta andando, quasi pronto. Procediamo per fare il nostro hamburger. Andiamo a tritare il nostro salmone che è tenerissimo, quindi ci vuole poco. Andiamo un po', siamo un po' distanti, avviciniamo un pochino la telecamera, ok. Andiamo a tritare con il coltello la nostra carne. Molto semplicemente, non ci vuole molto. Come se stessi tritando del prezzemolo, la stessa cosa.
qui. E siamo pronti. Abbiamo fatto. Benissimo. Quindi in un ricipiente trasferiamo il nostro salmone. Pascal, buongiorno. Aggiungiamo la nostra marinatura. Poi con un coppapasta andremo a preparare il nostro hamburger. Allora, ecco qua la marinatura, abbiamo messo tutto, sale, olio, limone, arancia. Se lo preparate prima, ovviamente è meglio, specialmente se dovete fare una tartare. Lo potete condire prima e prenderà più sapore. Lo lasciamo insaporire un attimo. E andiamo a vedere come procede di qua. Beh, qua la nostra crema, il nostro gambo, poi abbiamo cotto un pochino, abbiamo rosolato un pochino l'aglio, adesso mettiamo un pizzichino di sale appena appena, poco. Ciao Laiza, perché andremo a mettere il pecorino, ok? Ecco il pecorino. A questo punto lo frulliamo. Frulliamo la nostra crema. Con un frullatore di immersione tranquillamente. Mettiamo in un altro ricipiente. Andiamo a frullare e poi aggiungeremo, scusate le spalle, lo frulliamo. Mettiamo il nostro pecorino e mettiamo anche qualche noce. Ci mettiamo un pochino di noci. Faremo una bella crema saporita. Aggiungiamo anche un pochino di prezzemolo e ci mettiamo un po' di pepe. Allora, aggiungiamo un po' di prezzemolo e anche un pochino di pepe, appena appena. A posto, è la nostra cremina, la nostra bella salsa. Grazie, sei molto gentile. Mi fa molto piacere. Eccola qua. Allora, abbiamo messo il gambo del carciofo,
abbiamo rosolato appena lo spicchietto d'aglio, abbiamo messo dell'olio e abbiamo fatto rosolare un pochino il nostro gambo. Poi abbiamo aggiunto dell'acqua e l'abbiamo fatto cuocere. Dopodiché l'abbiamo frullato con del pecorino, del prezzemolo e delle noci e un pochino di sale e di pepe, appena appena. Quindi la nostra crema è bella e pronta. Eccola qui. Ecco qua la nostra crema. E la nostra salsa per il nostro hamburger. Ok? Bene. Adesso possiamo procedere con la cottura dell'hamburger. Facciamo scaldare un pochino la padella. Ok? Nel frattempo lo prepariamo. Ecco qua. Abbiamo il coppa pasta ed andiamo a preparare il nostro hamburger. Semplicemente lo abbiamo messo nel coppa pasta e faremo così, pigiando lo stesso procedimento che faremmo se avremmo dovuto fare una tartare. È la stessa identica cosa, soltanto che oggi lo cuoceremo perché fa freddino e noi andremo a dare un minimo di cottura. Ok? Quindi aspettiamo che sia calda la padella, la andremo a mettere in cottura e gli daremo una scottata. Va bene? Dopodiché, adesso prepareremo anche i nostri carciofi, i nostri funghi, metteremo anche l'arancia. Prenderemo un'altra e faremo un bel piattino. Bene. Procediamo a comporre il nostro piatto. Bene. E lo andremo a comporre. Prendiamo anche un'arancia. Un coltellino. Intanto questo sta cuocendo. Prendiamo la nostra arancia. Ok. Abbiamo messo già dell'insalata e adesso andiamo avanti nel nostro piatto. L'arancia nel nostro piatto, poi abbiamo anche un fungo champignon, faremo tutto a crudo. Andiamo a comporre il piatto, prende forma, andiamo a controllare e andiamo a togliere il coppapasta. Ecco qua.
questa pasta. Molto grigliato, sicuramente se avessimo fatto una tartare era più semplice, però fa freddo. Ecco qua, ecco fatto. Ancora un pochino e andiamo a preparare i nostri carciofi. Taglieremo molto sottili. Ecco qua e disponiamo il nostro piatto. Quindi alla fine è un bel piatto bello ricco, ragazzi, eh? Ok. E ci siamo. Il nostro piatto sta prendendo la forma di gandarli. Ecco qua. Abbiamo messo le nostre verdure. Metteremo la nostra salsa a specchio. Marinatura sulle nostre verdure, il nostro hamburger è pronto, ecco qua, e ci siamo. Ecco fatto, non dobbiamo cuocerlo molto, eh? Eccolo qua, ecco il nostro hamburger, lo posizioniamo sulla nostra salsa, mettiamo un altro pochino di salsa, ecco qui, e il nostro piatto è pronto. Abbiamo fatto un hamburger con una spuma di una crema di carciofi e pecorino, con arancia, carciofi, funghi champignon e un pochino di insalata. Quindi piatto salutare, sicuramente gustoso, che con verdure di stagione, verdure e frutta di stagione, meglio di così. Bene, per oggi abbiamo fatto. Bacio, un abbraccio e buona giornata a tutti e buon appetito a me. Grazie, ciao!